Oh wow, grazie. Che bello. Arriva Miche, arriva il primo safaissimo. Rognone al sangue, ragazzi. Guarda qua Miche. Piove e fa freddo. Cosa c'è di meglio di una bella trattoria col camino acceso? Ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Grigliatori in Trattoria. Questa volta andiamo in una trattoria pazzesca che ha trovato Paola, che aveva puntato da quanti anni? Da molto tempo. Andiamo, va, dai, che sei in ritardo mostruoso. Questo ristorante è a conduzione familiare, dove Robè e Louise sono marito e moglie, che ora hanno passato la conduzione alla figlia, e quindi questo nasce come un ristorante tradizionale, di cucina tradizionale francese e anche griglia, ma la cosa fondamentale è che è a conduzione familiare, perché non ci dimentichiamo che io cerco questi posti così. E un'altra particolarità è che ha dei prezzi moderati rispetto ai prezzi che si trovano tendenzialmente a Parigi, perché siamo a Parigi, e si mangia proprio la cucina tipica. Poi vi farò vedere, perché io il menù lo so a memoria, non vedo l'ora di venirci. Quindi Michele dovrà accettare tutto quello che sceglierò, e sono cazzi soli. E chi sono io per dire di no a Paola quando ordina? Non sono proprio nessuno. Parli italiano? Poco, dai, fantastico. Allora, intanto vogliamo ordinare gli antipasti: Boudin noir e escargot. E poi come vino mi porti questo, Bordeaux Chateau Le Passons, come si pronuncia? La Passons. Le Passons. Ok, sì. Questo. E poi dopo prendiamo altro. Ok? Vabbè. C'è lo stomaco forte. Tu ce l'hai più forte. Qua si mangia violento. Cioè, non violento. Cioè, ingredienti poi vedrete. Sono preoccupatissimo. Allora, mira, questo qua, il boudin, corrisponde al nostro sanguinaccio. Questo è il sanguinaccio salato, che si fa in alcune, come in alcune parti d'Italia. In questo caso è fatto con sangue di maiale e interiore di maiale e un po' di grasso di maiale. Loro l'hanno accompagnato con una purea di mele che secondo me ci sta da Dio. Io me lo metto un pezzetto nel piatto, ora te lo faccio pure a te il piatto. Grazie, che bello. Quanto mi piace quando mi fai il piatto. Vedi, questo come consistenza è morbida, eh? Tutto allora, spapuloso. Questo, Michele, per intenderci, il corrispettivo inglese sarebbe il padding. Sì. Poi a seconda del bilanciamento degli ingredienti che ci stanno all'interno, cambia anche la consistenza. Qua la consistenza di sangue, io credo anche di fegato, è molto polmone, insomma. Grazie. Mentre Paola mi fa il piatto, ragazzi, vi parlo di questo locale. Saranno 20-25 coperti, c'è un camino giù in fondo e c'è una cucinetta piccola piccola a vista. Cioè, il locale è tutto qua. Meraviglioso. Quindi possiamo dire il primo safà. Il primo safà è al posto, okay. Sì. Mortacci quanto è figo. Dimmi un po', che ne pensi? Il sanguinaccio mi piace da morire. È il piatto del carnivoro etico, perché dell'animale si mangia tutto, pure il sangue. Se non vi piace, ragazzi, il sanguinaccio, non è che non vi piace, è che ve l'hanno raccontato male o vi hanno portato in posti dove vi faceva impressione. Vi dovete mangiare il sanguinaccio, fatelo assaggiare ai vostri amici. Se siete amanti del sanguinaccio, se lo sapete fare o sapete dove si fa, portateci un amico che non l'ha mai assaggiato, sicuro vi ringrazierà. Se fa lo schizzinoso, mandatelo da Euronix e fategli comprare le sottilette in offerta, perché quelle si merita. E con la salsetta alle mele ci sta molto bene. Sì. Azzeccatissimo. Qua abbiamo l'escargot, che la salsetta ancora non l'assaggiate, però di solito usano molto l'aglio con il prezzemolo. In questo caso hanno fatto un'emulsione che dall'odore credo che sia aglio e prezzemolo. Allora, questo te lo servono così, con le apposite pinzette e con questa forchettina per prendere la lumaca. Raga, ci sta il burro? Ci sta aglio con macché e ci sta il prezzemolo. Sono loro. Sono molto delicate le escargot francesi, a differenza delle nostre di terra, che sono un po' più forti. Aspetta, no, guardate Michele adesso che sta combinando. Dunque, ammetto che la lumaca mi fa uscire fuori dalla zona di comfort. Le ho mangiate, non sono un grande curatore di lumache, però qui in Francia non puoi non mangiarle. Ed eccola qua. Eccola, te l'ho messa pure in primo piano, madonna, che sono diventata una potenza a fare le riprese. Quanto sembra. Sì, c'è più, secondo me c'è più aglio che lumaca. Sì, sì, sì. Secondo me da ragazzini ai francesi gli viene raccontata la storia di Dracula, loro si mettono paura e cominciano a mettere aglio ovunque. Le lumache sono buone, ma non sono da mortacci quanto è buona. Quanto abbiamo speso per il sanguinaccio? Abbiamo speso 8,50 euro, ragazzi. L'ho mangiato l'altro ieri in un altro ristorante e costava 16 euro. E le lumache quanto le abbiamo pagate? 9,50 euro. Si può fare, no? Sì. Dai, 6 lumache.
Sui secondi si menano un po' di più, però. Menano? Bene, andiamoci a farci menare. Dopo il rognone ci prendiamo l'anatra. Quella, la, il magret. Il magret, sì. Quello che hai consigliato te. Mi già son gue. Sì, la cottura, sì, la cottura, la cottura vostra, quella che lo chef dice che è la cottura ideale per lui. Come per i esatto, vai. La cottura che decide lo chef. Ma mica c'hai del peperoncino. Peperoncino? No, no, lo... non abbiamo peperoncino. Vediamo se i francesi come se la chiamano con rognone. Questo è il nostro rognone. Questo è il nostro rognone. Rognone, mi piace, sono i remi. Beh, ragazzi, vedete? Questo è piccolino, anche dal colore. Questo è il rognone di vitello. Wow. Guarda che cottura, guarda. Ragazzi, una cosa bisogna dirla. Il rognone adesso è ritornato di moda perché fa parte dei piatti di molti chef stellati che hanno in carta. Vedi Gracco, vedi Caravaggiolo, insomma, fare un rognone al sangue fa figo. Ma non dimentichiamoci che il rognone è un piatto, eccolo che arriva. Wow, wow, wow. Oh, wow. Grazie. Che bello. Stupendo, grazie. Allora, già si vede la cottura. Allora, questo fa parte, Michele, quello che volevo dire, della cultura francese. Cioè, il rognone era un piatto povero e anche della cultura romana. Cioè, il rognone veniva mangiato, sta proprio il rognone alla romana, che fa parte dei piatti poveri di un tempo, perché non ci dimentichiamo che questo è il quinto quarto. E mo invece, casomai, vedessi chef stellati che te lo fanno tutto ta-ta-ta e lo strapaghi. Però questo è un piatto che sono piatti della tradizione. Come lo fanno gli chef stellati? Ta-ta-ta. Piccola nota tecnica, ragazzi. Sì, è importante la pulizia del rognone. Nel caso del vitello non è necessario assolutamente sbollentarlo, ma bisogna metterlo in acqua e aceto per almeno mezz'ora. Nel caso invece di bue, di manzo, che è insomma più strong, lì una piccola sbollentatura ci serve. E mi raccomando, non cotture estremamente lunghe, perché altrimenti si asciuga tale e quale al fegato, ma la cottura deve essere giusta e veloce. Te lo portano sui taglieri. Credo che una cosa del genere in Italia non te la farebbero fare. Illegalissima. Arriverebbe l'ASL, i caschi blu dell'ONU, le forze di sicurezza, pompieri, financo la polizia municipale. Ma noi siamo in Francia, è il paese che vai, usanza che trovi, mangiamo se sto rognone. Io assaggio perché sennò si raffredda. Buono. Cotto alla perfezione. Buono. Delicato. È la consistenza giusta, carico di pepe, raga. Qua il pepe, se non vi piace, la cucina francese della tradizione non vi può piacere. Guarda che cottura. Rognone al sangue, ragazzi. È buonissimo, Michè. Buonissimo il rognone. Paola prova l'abbinamento con la senape. No, lo prego totalmente. Non va bene? Questo deve essere mangiato così, ragazzi. Anche il rognone fa parte del menù del carnivoro etico. Non si vive di solo bistecche, si vive anche di rognone. Magari ci avrei messo un pizzico di pepe in meno, però ci sta. Ma in realtà questo è un piatto, cioè, come ha detto Michele, di grande recupero e anche molto etico. E vi dico una cosa, è anche molto, ma molto più delicato di un fegato e di una trippa. Partecipa anche tu al movimento di rivalsa del rognone. E adesso ti sta piacendo? Molto, molto, molto. Ho saputo fa? Tu, Paola, ci sei sempre fa. Il rognone ci è piaciuto. Finito. Se lo siamo mangiato tutto. Tutto. La cucina francese è tutto un fondo, ragazzi. I fondi, le salse, i sous-chef, cioè è scuola francese. Quindi qua cosa hanno fatto? Hanno grigliato il petto d'anatra, che come avete visto, e poi ci hanno messo una badilata di fondo della stessa anatra sopra l'anatra. Attenzione, ci stava per me, però no, badilate. Sì, ma vuoi mettere la badilata francese? È tutta un'altra storia, non è molto di classe la badilata francese. La badilée? Esatto. Ok, safaissimo, vediamo, vediamo se è un safaissimo. Io sono obiettiva, ragazzi. Cottura. 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 Analisi sulla cottura, Paola. Prendimi un pezzetto e tiramelo su. Che ne pensi di questa? La cottura, cottura mi sembra giusta. L'anatra ti deve piacere, a me piace.
Quindi raga, non è un safà, è un safaissimo. Prova a assaggiare questo pezzo che ti sto facendo. Vai. Adesso metti qua e ti spiego anche il perché. Te lo metto bello dentro al fondo. Sì. Pieno di fondo. Sì, però che cosa ho fatto? Allora, l'anatra, essendo una carne con un gusto molto forte, tendente anche alla selvaggina, se vogliamo, questa poi è un'anatra, si vede anche dalla grandezza del petto che è bella grossa, è importante anche come viene scaloppata. Gli ho dato un pezzetto un po' più sottile, no? L'anatra, il petto non deve essere scaloppato sottile, non deve essere a pezzoni così. Vedi? Vedi qua, vedi? Se tu prendi un pezzo come questo, ok? Se io mo ti faccio assaggiare questo, rispetto a questo c'ha un sapore e una consistenza diversa. E mo facciamo la prova, faccio assaggiare il pezzone. E dai, dai. Te lo metto pure senza la salsa, così non rompi i coglioni. Vai. Cara Paola, ti do ragione. Il pezzo scaloppato più fino era migliore. È tutta un'altra cosa. Hai ragione. Menzione d'onore, ragazzi, alle patate saltate in padella lì dal cuoco. Sta lì e le salta in padella, modalità vecchia scuola, modalità nonna praticamente. E arrivano belle, belle imbrunite, che sono la fine del mondo, soprattutto se poi la intigni qua e poi te la mangi. Ti faccio assaggiare Paola la parte più buona. Ha individuato la parte più buona del petto d'anatra. Che parte sarebbe? Non è che parte sarebbe, qua ci sta una grande consistenza di pelle. Quindi la è pelle grassosa. Sì, se, ma dammela. Perché il petto d'anatra la pelle te la devi mangiare, momo si dice, sì, te la devi mangiare. Ah, ce la mangiamo, cioè me la mangio. Ti ricorda le ribs un po'? Sì, questo è mortacci quanto è buono. È vero tu. Ma mi hai dato alla fine, mi hai dato. Mo ti svelo un segreto. Questa come ce l'hanno impiattata? Io l'ho schiamato secco lo chef, che c'ha un grande manico. Me l'ha impiattata non con la pelle verso l'alto, con la pelle verso il basso, perché la pelle era, diciamo, se vuoi dire un po' cazzo di cane, non era bella compatta, c'era da un lato sì, da un lato no, quindi me l'ha rigirata, badilata di salsa, ma io lo so che ci sta la pelle. La mia cosa è che per cucinare bene il petto d'anatra, soprattutto sulla griglia, deve essere inciso il grasso, perché è un po' coriaceo, insomma, per una serie di motivi, per far arrivare il calore, e quindi voi sono da pizzicare dove si stava la pelle. Vedi, qua non c'è sine e qua c'è cum. Wow, arriva un altro pezzo. Vai, vai, senti questa che differenza che c'è. Praticamente la pelle d'anatra come la pelle del maiale del pollo. Sì, ci buona. Serve, è buona. Oggi quanto è buona. Vedi, guarda pure questo. Aspetta, ferma, ti muove. Ragazzi, sul finale ci sta la parte meglio. Eccola qua. Quanto abbiamo speso? Rognone 25 euro, anatra 28. Il che, ragazzi, considerate, potrebbe essere tranquillamente il piatto principale e unico di questa vostra esperienza gastronomica qui. Quindi, tutto sommato, prezzi che ci stanno. Paolo, che ci stiamo mangiando? Allora, abbiamo reblochon, brie e cantal con un po' di marmellata. Marmellata di fichi? Fichi. Ok, grazie Paolo. Paola prima ha detto marmellata di fica, ma non l'ho registrato, porca miseria. Io. Alla figa no. Non ce l'hai? Continuiamo. Alla figa no. Ha detto così, non l'hai sentito? Guarda che si impegna a parlare italiano, parla pure bene. Dai. Io ero curioso della marmellata di fica, ma ho dedotto che si fosse sbagliato. Ragazzi, Paola ha un difetto ed è quello che non ama i dolci. Quindi, come dessert trittico di formaggio. Ragazzi, io sono 4 giorni che sto qua, non ho mangiato un croissant, sapete? E domani perché mi mangio pane e prosciutto la mattina, baguette con prosciutto. Sì. Una volta ho fatto colazione con la lasagna fredda del frigorifero. Zac. Ora, qual è il formaggio che sta di piedi? Classico francese, questo qua, Michele. Senti un po'. Sì, si sente da qua. Oh, ma me la fa mangiare sto pezzo di formaggio? Com'è? Mamma mia, raga. Sa fa, no, anziché sa fa, sa faissimo. Sa faissimo. Brava. Perché noi, Paola, non ci dobbiamo mai far parlare di mai. Dietro. Il formaggio è finito. Pure il vino. Vabbè, allora ragazzi, a sto giro abbiamo bevuto tutti e due perché siamo in taxi, quindi alla fine a bottiglia ci sta, la cena, siamo in due, dai. E gustatevi la faccia soddisfatta di Paola. Ah, sono contenta. E comunque, Michè, dai, pure a Parigi ci ho azzeccato, o no? Sì, ci hai azzeccato, brava. La cosa che salta subito all'occhio di questo locale è che è molto genuino, per nulla artefatto, la brace giù in fondo è accesa per tutto il tempo e sfrigo.
sfrigola, sfrigola e sfrigola. E per quanto il camino tiri, si sente nell'aria sto profumo di brace che è pazzesco, ti viene proprio voglia di mangiare carne. La struttura del locale, come è fatto, cioè trasuda proprio tradizione, trasuda genuinità francese. Concordi? Sì, ma io sapevo che questo era un posto con un grande potenziale. Sono molto carini, sono stati molto gentili con noi, a differenza di alcuni posti degli altri giorni. Sti francesi, ragazzi, sti parigini, ogni tanto, se possono, provano a fregarti, vedono l'italiano. Cosa si fa per mantenere il posto in questo ristorante, ragazzi? Siamo entrati alle 6, sono le 9:15, giustamente, la gente lì in piedi, pieno. Noi abbiamo ordinato anche il dolce, non contenti del formaggio. Questa è una crème brûlée, caratteristica della crème brûlée, lo sai qual è, Michè? Che buona. Sì, quello sicuramente. Però deve avere la crosticina sopra, vediamo se si rompe. Ci sta. Buona, a lei. Come scusa per rimanere al tavolo è ottima, ve la consiglio. Nel frattempo fuori, ragazzi, si è fatta la fila per entrare, c'è minimo 40 minuti di attesa e noi stiamo qua dentro il calduccio. Ciao. Ragazzi, il conto finale di 134 euro suddiviso così: vino, escargot, formaggi, rognone e tutto il resto. Paola, io sono rimasto soddisfatto e qui ci tornerei. E te? Beh, io sì, l'ho scelto io, come faccio? No, ma al di là di tutto sono obiettiva. Sapete che mi è piaciuto? Sì. Tutto, ma veramente ci sono stati dei piatti che mi hanno proprio fatto fare safaissimo, come il rognone, ragazzi, mamma mia, cotto alla perfezione, cioè proprio maestranza vera. E mi è piaciuto tantissimo anche il petto d'anatra e l'umache. L'umache, cioè, sì, buone, ma non wow. Confermo, l'umache niente di che, il rognone è stata la cosa più buona di tutta la cena. Sono molto soddisfatto, grazie Paola che mi hai portato in questo posto. Ragazzi, segnalateci ancora trattorie come queste in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Spero che questi due video che abbiamo realizzato io e Paola qui in Francia vi siano piaciuti. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Ciao.